Buongiorno, siamo a Rescaldino, sono andata a cambiare le gomme, quelle invernali da quelle estive perché si stavano cuocendo, perché ci sono 26-27 gradi, anche se uno non deve andare in giro, però le gomme poi si rovinano, è pericoloso. E allora niente, adesso stiamo aspettando con la Milady e vediamo che cosa c'è qua al centro commerciale. Qua c'è il trolley della Milady e qua c'è la Milady, che oggi è figlia unica, perché avendo anche le gomme in macchina non è che c'era posto per altri cani. Come vedete c'è parecchia gente qua, ci sono tante macchine, proprio parecchie, per i miei gusti. Ecco qua la Milady che sta pascolando, tanto lei di bisogni non li fa perché ha la vescica neurologica. E ecco qua, Zodio vedo lì già che è chiuso. Che tristezza. Vedete qua da Decathlon cosa può essere venduto e cosa no. Gli occhiali, vestiti e calzature per bambini, alimenti per animali. I cavalli loro vendono. E poi vediamo cosa è aperto. E questi qui sono quelli che sono aperti. Media World, OVS, penso per le cose per i bambini. Dentista, tabaccheria, lavasecco, vedete, erboristeria e questi con orari molto corti. Come vedete c'è coda per andare al supermercato, qua tutto chiuso, barber chiuso, tutti i negozi chiusi, io ho sete ma tutto chiuso, vedete? Che tristezza. Tutti i negozi pieni di materiale, prodotti, tutto ancora da vendere per la stagione estiva. Qua c'è la profumeria aperta, vedete? Quindi, purtroppo ho notato che anche se i negozi sono aperti, sono tutti vuoti all'interno. Adesso sono le 3 di pomeriggio, se non sono un po', diciamo, con qualche persona dentro a quest'ora, quando lo saranno? Il mio, questo qui è il negozio Accessorize, Original Marines, dovrebbe essere aperto perché è per i bambini. Vedete, il mio bar mi manca. Io adesso ad esempio avrei sete, cioè fatelo almeno da asporto, da prendere qualche caffè, almeno c'è, cioè, la gente qua comunque che lavora al centro commerciale, secondo me ne usufruirebbero. Guardate la Milady che buffa. Comunque è un disastro, ragazze. A parte che non mi si vede neanche quando parlo adesso. E tutti questi negozi chiusi, mamma mia. Mantenere le distanze, solo reparto bambino. Vedete, il resto, quello della donna, è tutto sigillato e non si può acquistare niente. La roba diventa vecchia senza neanche essere venduta. Anche uomo, vedete? Tutto sigillato, si va dritto e solo al reparto bambini, però se possono solo quello, almeno quello che si è venduto. Qua c'è Decathlon aperto, vediamo un po' com'è la situazione. Comunque anche Decathlon è vuoto, c'è pochissima gente, non tutte le cose possono essere vendute, gli occhiali sì, qualche cosa sì, qualcosa no, questi. Vedete fasce, eccetera, cavigliere, luci, lucette, queste cose qui possono essere vendute e qua dove c'è la striscia bianca e rossa non possono essere vendute. Queste cose qui invece sì. E tutta la zona delle proteine, barrette, eccetera, sono zona alimentare, quindi può essere venduta. Magari. Questa è l'unica cosa che ho trovato da bere. Reperibile, fredda, da Decathlon. Sta nella sua cuccetta perché lei qua nel pavimento del supermercato fa fatica a camminare che è scivoloso. Lo scontrino 10 euro di sconto per le gomme, meno male. Ai tempi del coronavirus ci vuole uno sconto. Adesso ce ne ritorniamo a casa perché non ne posso più, mi sono stancata a girare 2 ore così e non sai neanche dove sederti.
Ci siamo seduti, mi sono seduta sopra un panettone di cemento e basta, sono tutti schizzati, tutti fuori di testa, aiuto, si salvi chi può. Ciao, e ciao. Anche dalla Milady. Ciao Milady! Ciao Milady!